Lasciate un mi piace per far spuntare Vinci. 3, 2, 1. Oh, Vinci! Ti hanno chiamato i diavoletti! Ok. Vinci, che c'è? Cosa nascondi? Qui dietro nascondo qualcosa di molto raro che non ti farò vedere. Cosa? Nascondi un segreto? Mi lascerà bocca aperta. Oh, diavoletti, cosa nasconde Vinci dietro la schiena? Dai, dimmelo, cosa nascondi? No, no. Diavoletti, cosa nasconde Vinci dietro la schiena? Non te lo farò vedere, né ora né mai. Dai, fammi vedere, no. Fammi vedere cosa nascondi dietro la schiena. Ok, c'è un modo. Quale modo? Sinistra o destra, in uno dei lati si nasconde il mio segreto. Oh! Devo scegliere sinistra o destra e in una delle due parti c'è il tuo segreto? Uh-huh. Oh! E come faccio? Come faccio? Ok, sono pronto. Dai, che questo segreto ti lascerà bocca aperta. È bellissimo. È qualcosa di meraviglioso, diavoletti, non vedete l'ora, vero? Ok, ma sinistra oppure destra? Chissà cosa nasconde Vinci. Cosa nasconde Vinci lì dietro? Chissà dove si trova il mio segreto. Ok. A sinistra oppure a destra? Diavoletti, dai. Dove si nasconde il segreto di Vinci? A sinistra o a destra? Diavoletti, dai. Non spifferate. Dai, ditemelo! No, i diavoletti non possono dire nulla. Diavoletti, devo scegliere il segreto di Vinci. Si trova a sinistra o a destra? Non ci riuscirai mai. Oh! Ok, dai, allora. Diavoletti, dai, devo non tenerci sulle sinistra spine. Sinistra o destra? Forza. Dove si trova il tuo segreto? Diavoletti, io voglio scoprire il segreto di Vinci. Anche voi volete scoprire il segreto di Vinci? Beh, se vuoi così tanto scoprire il mio segreto, scegli la parte giusta. Ok. Sinistra o destra? 3, 2, 1. Destra. Che c'è? Devo svelarti il mio più grande segreto fra... Cosa? Cosa, diavoletti? Ho scelto il segreto di Vinci? Sì, sì. Oh! Vinci, svelami il tuo segreto! Svelami il tuo segreto! Fra 10, 9. Cosa? Devo aspettare 10 secondi, dai, Vinci! No, 8, 7, 6, 5, 4, 3, no, 2, sei pronto? No, non sono pronto! Siete pronti? Diavoletti, cosa nasconde Vinci dietro la schiena? 1, fai vedere! Dei guanti giganti! Guarda, sono ecco cosa nascondevi. Diavoletti, sono magnifici, non è così? Sono dei guanti giganti. Vinci nascondeva dei guanti super giganti. Vinci, che fai? Guardate, sono dei guanti super super giganti. Se vi piacciono, lasciate un mi piace. Ok, guardate. Vinci, anche mi piace. Wow, Vinci, ok, ma come farai ad usare le tue mani se hai queste mani super giganti? Sono super giganti ed è per questo che non posso usare le mie mani, ma sono molto comodi, molto caldi. Vinci, non è che ti stai per trasformare in topolino? No. E se Vinci si trasformasse in topolino? Basta, basta. Le mie mani sono super giganti, quindi adesso voglio fare qualcosa di molto bello con queste super mani giganti. Ad esempio, mangiare qualcosa. Vuoi mangiare qualcosa con queste mani super giganti? È ovvio, è la mia prima volta con queste mani super giganti, quindi perché no, voglio provare di tutto. Iniziamo con mangiare. Diavoletti, Vinci vuole mangiare con quelle mani super giganti. Riuscirà a mangiare, secondo voi? Ok, adesso dammi la mano. Come faccio a darti la mano? È così gigante! Diavoletti, adesso Vinci proverà a mangiare con quelle mani giganti. Ok. Prova a mangiare qualcosa. Ok. Adesso Vinci proverà a mangiare qualcosa con queste mani super giganti. Okay. Ok. Adesso mangerò questi biscotti di topolino con queste mani giganti. E come farai, Vinci? Come farai? Ok, questa è una sfida. Riuscirà a mangiare questi biscotti di topolino? Allora, per prima cosa devo aprire questi biscotti. E come fai ad aprire i biscotti con queste mani super giganti? Ok, ottima idea. Diavoletti, Vinci sta prendo i biscotti con i denti. Prendine uno, prendine uno. Sì, certo, io riesco a mangiare con le mie mani giganti. Ha preso un biscotto. Vinci, che fai? Ok, aspettate, non riesco a prenderlo. Vinci, attenzione. Oh. Vinci, che fai? Adesso lo mangerò, basta.
Dai, Vinci, basta. Non riesci a mangiare con questi guanti. Ok, Vinci, hai mangiato il primo biscotto. Ed è buonissimo. Adesso? No. Questo non te lo do, questo lo mangio tutto io. Mai dire di no alle mie mani giganti. Vinci mi sta attaccando con le sue mani? Basta! Hai mangiato tutto il mio biscotto di topolino? Adesso sono triste, con le mani giganti, triste. Tanto ha mangiato tutto il mio biscotto di topolino. Ok, diavoletti, okay, sto basta, cercando dai, di tenere la telecamera con queste mani super giganti. Vinci, guarda queste stelle, guarda queste stelle. Wow. Sono super bellissime, non credi? Sì. Ok, Vinci, adesso che ne dici? Andiamo a fare una giostra? Con le mie mani giganti? Sì, andiamo. Ah, mi fai male, c'è la mia mano sotto. Vinci, ti vuoi levare questi guanti giganti, per no, favore? Non ho intenzione di levare i miei guanti. E allora smettila di fare i capricci. Vieni, Vinci, vieni, andiamo. Diavoletti, venite. Ok, quindi stiamo per fare una giostra? Vinci, adesso andremo proprio a fare una giostra. Ok, ti seguo. Wow, che bello, devo girare la telecamera. Ce l'ho fatta. Ciao. Sì, la mano è gigante, ma smettila. Mettila! Ok. Vinci, vedi anche tu. Diavoletti, lì c'è un bebè. C'è un bebè, ma ha qualcosa di molto familiare, non credi? Guardate, diavoletti, guardate questo bebè. Diavoletti, è un bebè abbandonato? Dovremmo prendercene cura, Anto. Vinci, cosa ci fa un bebè lì? Ma perché i capelli neri e le treccine? Qualcuno di molto familiare, qualcuno che inizia con la lettera M. Diavoletti, sta piangendo. Perché sta piangendo? Ok, dobbiamo subito coccolare questo bebè. Vinci, no, non avvicinarti, non avvicinarti. Perché no? Vinci, io ho veramente molta paura. Ho veramente molta paura. Cosa ci fa il bebè di mercoledì proprio qui? Lo so, Antonio, questa sera fa davvero molto freddo. Guarda, fa freddissimo, quindi quel bebè sta piangendo perché ha fame, ha sete, ha freddo, capisci? Vinci, quel bebè è mercoledì. Vinci, io scappo, non aiuterò mercoledì bebè. Diavoletti, avete visto? Mercoledì bebè era proprio lì. Sì, ma stava proprio piangendo, quindi mercoledì bebè aveva bisogno di aiuto. E tu adesso vorresti scappare? Io resterò qui e aiuterò mercoledì bebè. Diavoletti! Vinci vuole aiutare mercoledì bebè. Guardate, bisogno di molto caldo. Guardate, ha bisogno di aiuto. Diavoletti, mercoledì bebè è proprio lì. Oh, sta piangendo, sta piangendo. Ha bisogno di aiuto. Cosa? Se volete far smettere di piangere mercoledì, dovete comprare un giocattolo. Cosa? La mia parte preferita, lo shopping. Quindi adesso andiamo subito in un negozio e compreremo un giocattolo per mercoledì bebè, che smetterà di piangere finalmente. Ok, diavoletti, adesso andremo a comprare un giocattolo per mercoledì bebè. Così smetterà di piangere e aiuteremo mercoledì bebè. Oh, guarda, proprio lì c'è un negozio. Vinci! Oh no, ma adesso? Dai, Anto, un semplice giocattolo per mercoledì bebè? Wow! Secondo me sul suo faccino... Sì, ma cosa vuole mercoledì bebè? Cosa vuole mercoledì bebè da noi? Questo non lo so, ma secondo me su quel faccino bebè ci sarà un sorriso. Un giocattolo per bebè. Ci sono. Allora, un giocattolo per bebè potrebbe essere... Ok. Che ne dici, caramelle? Le caramelle zuccherate non fanno molto bene ai bebè, Anto. Quindi abbiamo bisogno di qualcosa di molto... Un lecca lecca per un bebè? Non ci siamo. Oh, Vinci, dei popcorn? No, non ci siamo ancora. Diavoletti, una tazza, una tazza. No, un bebè non sa usare una tazza. No. Ok, non ci siamo ancora. Ci sono. Vinci, un peluche? Sì, un peluche, oh, perfetto. Ho fatto cadere il peluche. Okay. Vinci, ti piace questo peluche? Fai vedere. Vinci, non riesci neanche a prendere il peluche con questi guanti? No. A mercoledì bebè piacerà tantissimo, quindi optiamo per questo? Ok, diavoletti, secondo voi dobbiamo prendere questo peluche? Oppure questo? Fai vedere. Scegliete peluche 1 o peluche 2? Ok, peluche 1 o peluche 2?
Cosa? Avete scelto questo? Ok, diavoletti, avete scelto tutti quanti questo. Quindi adesso compreremo questo peluche per mercoledì bebè. Vero, Vinci? Così smetterà di piangere e si trasformerà in mostro. Vinci, dai! Ecco la cassa, ecco la cassa. Ok, vado a pagare io. Vinci, non puoi pagare. Infatti. Hai delle mani super giganti. Mercoledì bebè smetterà di piangere. Forse qualcuno ha abbandonato mercoledì bebè qui fuori. Che cosa triste. Ok, compriamo questo peluche per mercoledì. Mercoledì bebè. Ok, diavoletti, abbiamo comprato questo peluche proprio per mercoledì bebè. Sì, abbiamo speso per mercoledì bebè. Ok. Ma adesso porteremo questo peluche a mercoledì bebè. E la cosa più importante è che dobbiamo sperare che mercoledì bebè non si trasformi in un mostro. Ok, portiamo questo piccolo peluche. Oh, fallo vedere. Fallo vedere bene, Vinci. Le tue mani sono giganti, non si vede niente. Ok, adesso vedete bene. Oh, che bello. Porteremo questo peluche proprio a mercoledì bebè. Andiamo. Mercoledì si bebè. Si trova proprio da quella parte. Da quella parte. Ok, diavoletti, stiamo andando da mercoledì bebè. Ma guardate, lì che cosa c'è? Oh, Vinci, guarda. Vinci, vuoi scattare una foto qui vicino? Sì, mi piace tantissimo. Ok, tieni. Vinci, muoviti che portiamo questo peluche a mercoledì. Sì. Ok, andiamo, dai. Che bello. Tieni, mercoledì bebè, questo è il tuo peluche. È per te. Diavoletti, abbiamo dato il peluche a mercoledì bebè. Adesso smetti di piangere. Vinci, ha smesso di piangere? Sì, lo sapevo. Quel peluche ha fatto smettere di piangere mercoledì. Ce l'abbiamo fatta. Vinci, mercoledì è cresciuta? In un secondo? Cosa? Adesso non è più un bebè? Adesso sembra abbia all'incirca 5 anni. Vinci! Cosa è successo? Cosa è successo? Non lo so, ma mercoledì è cresciuta proprio davanti ai nostri occhi in uno schio di dita. Ok, non ci riesco, ma abbiamo capito. Vinci, tutti. Non è che mercoledì sta vivendo 100 anni di vita? Cosa? Vinci, guarda, guarda, mercoledì è proprio cresciuta! Diavoletti, guardate, mercoledì adesso? Secondo me ha all'incirca 6 anni? Per me sembra abbia 5 anni. Diavoletti, come ha fatto a crescere? Come ha fatto? Mercoledì? Ehi! Noi ti conosciamo da quando sei un bebè? Diavoletti, dov'è il peluche? No, aspetta, noi abbiamo pagato per quel peluche e tu eri molto felice 2 secondi fa, ma... Diavoletti! Sei cresciuta? Mercoledì? Ha fatto sparire il peluche? Mercoledì non si fa! Sta iniziando a fare i dispetti. Mercoledì sta iniziando a fare i capricci? Sì, sta iniziando a fare i capricci. E adesso di cosa ha bisogno? Non lo so, diavoletti. Quando smetterà di fare i dispetti? Vinci? Il tuo guanto! Dov'è il tuo guanto? Cosa? Vinci? Cosa? Dov'è il tuo guanto? Dov'è il tuo guanto? Più e la mia mano sta sentendo tantissimo freddo. Dov'è il guanto gigante di Vinci? Lo so io dov'è. Mercoledì? Sì, ha rubato il mio guanto perché mercoledì sta facendo tantissimi capricci. Non si fa. Non si fa, mercoledì, ridammi subito il mio guanto. Diavoletti, mercoledì sta facendo tantissimi capricci, cioè ci sta facendo i dispetti. Eh sì, ha rubato il mio guanto. Mercoledì, sei lì dietro, vero? Esci, non fare più i dispetti. Oh, non mi interessa più niente. Io sto continuando a guardare la mia mano che adesso è senza guanto gigante e quindi sta sentendo tantissimo freddo. Tutto questo per colpa di... indovina chi? Mercoledì. Sì, perché adesso sta facendo i capricci, ma noi 2 secondi fa abbiamo comprato un peluche per mercoledì bebè. Basta, adesso basta. Non è più bebè. Per far smettere mercoledì di fare i dispetti... dobbiamo far conoscere la mano a mercoledì. Okay, la mano? Quindi noi adesso dobbiamo cercare la mano e portare la mano a mercoledì? Ah! Ok, Vinci, tutti! Dobbiamo cercare la mano di mercoledì e mercoledì adesso, visto che ha 6 anni, deve conoscere la mano. Ok, quindi adesso noi dobbiamo cercare la mano spaventosa proprio... Sì, e mercoledì deve conoscere la mano. Questa è l'età in cui mercoledì ha conosciuto la sua mano. Quindi adesso dovrei restare senza guanto gigante fin quando non troveremo la mano per mercoledì. Vinci, mi dispiace, ma resterai senza guanto finché non troveremo la mano.
Mano, mano di mercoledì, dove sei? Guardate, diavoletti, guardate lassù! Diavoletti, non è che la mano si nasconde lassù? No? No, ci sono solo le orecchie di Topolino. Dove troviamo la mano di mercoledì? Vinci, iniziamo a cercare, dai, cerca! Vinci, lì, lì dietro, vai a controllare lì dietro. Dietro questa colonna? Sì, dietro questa colonna. Vinci sta controllando dietro questa colonna. Vinci, c'è la mano? Non c'è? Non c'è niente qui dietro? Non c'è niente qui. Ok, controlliamo, controlliamo. Vinci lì, vai a controllare lì, vai. Controlliamo anche sugli alberi. Dov'è la mano? La nostra missione è trovare la mano. Così, secondo me, mercoledì cresce e smette di fare i dispetti. Esatto, ma la mano non è neanche qui. Non è neanche qui? Non c'è nessuna traccia. Vai a controllare. Lì c'è una piccola strada. Sembra essere un passaggio segreto. Magari in quel passaggio segreto si nasconde la mano di mercoledì. Vai, Vinci, vai a controllare. Okay. C'è qualcosa? Vinci, c'è qualcosa? Ok, vado anch'io. Qualcosa? Non c'è niente. Vinci, che paura, non c'è niente? Non c'è niente qui. Diavoletti, dov'è la mano? Non si trova da nessuna parte, neanche qui sotto. No. La mano non c'è. Come facciamo a liberarci dei capricci di mercoledì? Trovando Vinci, la mano. Vinci! Vedi qualcosa? Sull'albero, vedi qualcosa? Niente? Diavoletti, non c'è niente sull'albero, controllate. Dice di no. Vinci, qui c'è una macchina. Controlliamo sotto la macchina. Tu dici che sotto questa macchina si nasconde la mano di mercoledì? Controlliamo sotto la macchina. Vinci, vedi anche tu la mano di mercoledì sotto la macchina? Cosa? C'è proprio una mano? Mano di mercoledì, vieni qui, vieni qui. Vinci, si è avvicinata. La mano di mercoledì si è avvicinata. Quindi adesso portiamo questa mano a mercoledì? Che okay. Smetterà di farci dispetti. Mano, sali sulla testa di Vinci. Cosa? Quanto? Dai! Vinci, la mano è sulla tua testa. Ok, adesso porteremo la mano di mercoledì a mercoledì che ha 5 anni. E perché la mano è sulla mia testa? Spiegamelo. La mano è sulla testa di Vinci, guardate. La mano si trova proprio sulla mia testa? Sì, è sulla tua testa. Ok, Vinci, adesso ci avvicineremo a mercoledì che ha 5 anni, e la mano conoscerà per la prima volta mercoledì. Tanto aspetta. Quindi, aspetta, tanto aspetta, aspetta, importante, state per assistere al primo incontro della mano di mercoledì con mercoledì. No, no, la cosa che dovevo dire io è molto più importante. Dimmi. Adesso dobbiamo andare immediatamente da mercoledì perché ha 5 anni e mercoledì potrebbe scappare. Potrebbe scappare? Sì. Diavoletti, la mano di mercoledì e mercoledì si sono incontrati. Quindi abbiamo assistito tutti al primo incontro? Oh. Sì, è molto emozionante. Okay, adesso... adesso vuoi ridarmi il mio guanto gigante? Vinci, ti ha ridato il guanto! Oh, che bello, è tornato il guanto! Cosa? Non ti piaceva prima? Diavoletti, mercoledì è cresciuta? Eh? Secondo me adesso ha 20 anni. Mercoledì è grande adesso? Diavoletti, secondo voi quanti anni ha adesso? 20 anni? Perché sembra essere molto triste? Mercoledì, perché non ti muovi? Dai, fai un sorriso. Diavoletti, non sorride, mercoledì non sorride. Dai, ci sono i denti proprio qui. Vinci, mercoledì non sorride. Perché è molto triste? Non lo so. Ok, diavoletti, mercoledì è proprio cresciuta. Sì, sta crescendo sempre di più. Ma adesso è molto triste. Sì, diavoletti, adesso mercoledì è molto triste. Non capiamo il motivo. Ok, perché mercoledì è triste? Secondo voi perché? Vinci? Cosa? Mercoledì è triste? Perché? Deve trovare il suo sogno? Okay, sogno. Qual è? Qual è il sogno di mercoledì? Ci sono mano, mercoledì, sogno. Che c'è, Vinci? Ti dice qualcosa? Perché stai ballando? Perché Vinci sta ballando? Perché ti sto suggerendo il sogno di mercoledì. Diavoletti? Oh, mercoledì, che ne dici? Prova a ballare, prova a ballare. Prova a muovere le tue mani. Questo modo. Ok, il sogno di mercoledì è ballare questo ballo?
Dai, esatto. prova a muoverti così. Così? Abbiamo scoperto il sogno di mercoledì? Oh, che bello, mi piace tantissimo questa parte. Abbiamo assistito alla vita di mercoledì? Guardate, diavoletti, adesso mercoledì sta ballando. Ha copiato il nostro ballo. E adesso ha trovato la sua passione, il suo sogno, quindi è felice? Il suo sogno è ballare. Ok. Ma adesso dov'è mercoledì? Vinci, mercoledì è sparita! Cosa, mercoledì? Mercoledì, dove sei? Oh no, Vinci! Non voglio dirlo, ma non è che è arrivata la fine della vita di mercoledì? Perché mercoledì cresce sempre di più! In questo video mercoledì cresce sempre di più! Quindi adesso è arrivata la fine per mercoledì? Vinci, ok... Perché lì c'è la mano? Diavoletti, lì c'è la mano! Eh? Diavoletti, lì c'è la mano che ci sta salutando! Mano, hai visto mercoledì? Vinci, la mano sta camminando, sta camminando! Vinci! Cosa? La mano sta camminando, sta camminando! Dobbiamo seguire la mano! Ok. Stiamo seguendo la mano, dove ci porterà la mano? Non lo so, dove ci porterà la mano, chissà. Ehi mano, ti stiamo seguendo! Vinci, la mano di mercoledì è vicino all'uscita! Ok. Dobbiamo uscire da qui? Sì, dobbiamo uscire! Ok, diavoletti, ora usciamo. Ok, la mano è uscita. È andata da quella parte, quindi sì. Adesso? Andiamo da quella parte. Diavoletti, stiamo seguendo la mano di mercoledì, quindi adesso usciremo. Mano, dove sei? Mano! Cos'è successo a mercoledì? Chissà cos'è successo? Secondo me adesso è arrivata la fine di mercoledì. Dai, non continuare a dirmi. La mano è lì! Continuiamo a seguire la mano? Oh, mano! Diavoletti, non capisco. La mano si sta avvicinando... Vicino questa casa molto spaventosa? Cosa? La mano ci sta portando in questa casa? Sì, diavoletti, guardate. Questa casa è molto spaventosa. Non è che ci sta portando qui dentro? Forse ci vive mercoledì lì dentro? Che ansia. Ok, continuiamo a seguire la mano. Diavoletti, la mano ci sta portando in un cimitero. Diavoletti, guardate, ci sono le tombe. La mano ci ha portato in un cimitero e non è per niente divertente. Cosa? Tanto guarda! Cosa? Questa è la tomba di mercoledì? Quindi? Oh no! Diavoletti, è arrivata la fine di mercoledì? Mercoledì non è più qui? Mercoledì ha vissuto 100 anni di vita? Questa è la tomba di mercoledì. Diavoletti, anche la mano sta piangendo! Anche la mano sta piangendo! Abbiamo vissuto la vita di mercoledì! È stato molto bello! Sì! Ma anche molto triste! Sì, è stato molto triste! E a voi è piaciuto, diavoletti? Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace! Mano, non piangere!